È così chiaro comprendere qual è la propria strada, perché allora adesso si trova in un momento in cui stanno per finire la scuola e dicono, boh, posso fare, posso andare indipendente, posso continuare a studiare, no? Posso fare delle esperienze specifiche in quel mondo. E non è proprio facilissimo forse capire la propria strada, mettendosi nel loro panno. No, non è facile, anzi forse per me è stato più semplice, perché io appunto ho iniziato 9 anni e subito... Insomma, ho avuto dei risultati e subito è stato riconosciuto questo talento, tra virgolette. E quindi forse per me, giorno dopo giorno, lavorando, allenando, ho avuto dei riconoscimenti abbastanza immediati, quindi ho capito che quella... E poi c'era una cosa dentro di me che mi spingeva, qualche volta si fa un passo indietro, comunque, fa mordere la lingua in alcune situazioni. E quello è secondo me la cosa forse più difficile e sto notando però anche negli ultimi anni la comunicazione. Nel senso che sto vedendo che insomma le nuove leve hanno qualche problemino in più nella comunicazione. Allora io a 17 anni sono andato a Siena e ho firmato un contratto di 5 anni. Siena è la società che aveva più soldi di tutti in Italia. Però ragazzi di 18 anni erano tantissimi soldi, quello che guadagna un dirigente di un'azienda, soldi che io ho preso il primo anno, ho vinto scudetto, ho vinto tutto quanto. L'anno dopo il mio sogno era quello di giocare per Siena, perché come in ogni lavoro non è che si entra e ti dicono prego, venga, lei è il boss, lei è più bravo. Dica cosa dobbiamo fare, no? Si comincia con nel nostro sport, nel mio sport di lavoro è girare gli asciugamani e portare l'acqua, in un altro lavoro qualcosa di gavetta, la gavetta, la classica gavetta. Bene, io dopo quell'anno lì volevo giocare, Siena non reputava che io fossi in grado di giocare, perciò io feci una scelta, cioè feci un investimento su me stesso. Io strappai quel contratto. Un contratto garantito di tanti anni, tanti soldi, per scommettere su me stesso, su un'altra realtà che era una serie minore rispetto alla 1, rispetto a Siena che diceva lo scudetto, quindi era la seconda serie, con un allenatore che mi disse guarda, qui c'è spazio per giocare, se te lo meriti puoi giocare da protagonista. Quindi cosa vuol dire? Se fai il mazzo, se investi su te stesso, se mi dimostri che tu in campo ci puoi stare, non ho problemi a farti giocare. Io ho lasciato i soldi, ho investito su me stesso, molti meno, cambiando serie e tutto quanto, e poi ho vinto questa scommessa 3 anni dopo, perché quell'anno lì vincevo il campionato e salivo di categoria, quindi ci vuole anche fortuna, però bisogna saperla andare a prendere la fortuna. Dopo 3 anni mi ritrovai a firmare a Milano, quindi Giorgio Armani, il massimo che c'era in quel momento. Però ecco, appunto, è stata figlia di una decisione che io ho preso e ho affrontato con decisione a 18 anni.